Le dirò che alcune linee guida che noi abbiamo già dato in questo ultimo anno hanno poi la necessità che di essere rese operative dagli Stati membri. Noi stiamo lavorando su alcuni temi, quelli degli accordi commerciali con i grandi competitor internazionali, quelli di una maggiore attenzione rispetto alla difesa dei nostri prodotti, rispetto all'evidenziare la tracciabilità dei prodotti stessi e quindi rendere un servizio anche al consumatore rispetto alla sua sicurezza, rispetto al sapere, ecco, al renderlo più consapevole. E rispetto a questo poi abbiamo una grande attenzione verso la politica energetica, stiamo lavorando per realizzare il mercato unico europeo dell'energia, che significa far sì che almeno a livello europeo ci sia un costo che non metta più in difficoltà qualche paese rispetto all'altro, così come abbiamo realizzato tutta una serie di politiche legate al credito che porteranno anche qui a ridurre i differenziali che ci sono fra paese e paese per quanto riguarda l'accesso al credito e anche per quanto riguarda il costo del denaro. Questo all'interno dell'Unione Europea. Dopodiché però i nostri competitor veri stanno fuori, sono le grandi potenze industriali che vanno dagli Stati Uniti al Giappone, alla Cina, all'India, al Brasile. Con questi noi dobbiamo essere competitivi. Allora, siccome non riusciremo a raggiungerli sul piano del costo dell'energia, non riusciremo, certo abbiamo la qualità che ci salva, dobbiamo avere anche meno condizionamenti alle nostre imprese. Ecco, le imprese debbono essere viste come una risorsa importantissima, perché l'impresa non è soltanto l'imprenditore, l'impresa sono i lavoratori, sono i dipendenti, sono il lavoro, la ricchezza e il benessere che si creano.